Nabbi con un sogno, bentornati sul canale. Io sono Skiri e ragazzi, oggi vi porto i 5 mazzi che secondo me spaccheranno un sacco riguardante la trivellina come win condition. Nello scorso video vi ho portato i 5 mazzi, sempre secondo me, che spaccheranno in generale con i deck più forti che probabilmente gireranno in tutto il meta di maggio. Ripeto, essere una previsione in quanto il bilanciamento non è ancora uscito, vi parlerò di questo anche dopo nel video. Andiamo a vedere il primo mazzo, abbiamo il classico, oddio il classico, tra virgolette il classico, quello che ha spaccato tantissimo nel fill-in season della scorsa stagione, appunto. C'è veramente poco da dire, ci ho già fatto diversi video anche sul canale, nel caso ve li siete persi andateli a recuperare, comunque ne parlo tranquillamente durante la partita. Secondo deck. Il mazzo che ho costruito io, ragazzi, attenzione, perché ovviamente non lo usa nessuno a parte me, però, però attenzione, ma mi sta divertendo veramente tanto e non è neanche così male. Anche qua andremo a fare diverse constatazioni durante la partita. Provatelo perché, ragazzi, merita, secondo me. Terzo deck, abbiamo il Mighty Miner. So che a molti di voi piace tantissimo il Mighty Miner. Qua abbiamo anche un deck con la trivellina. Pirotecnica Evo, ragazzi, attenzione alla Piro perché mi sa che sto giro spacca. Quarto mazzo, invece, abbiamo sempre lo stregone evoluto con una sorta di bridge spam con la trivellina. Anche questo, ragazzi, tenetelo d'occhio. L'unica cosa che un po' mi preoccupa è la palla di fuoco, ma anche qua possiamo un po' lavorarci su, magari se. Il meta non cambia tanto, rimangono i bombaroli, si può andare a sostituire con le frecce o con un avveleno. Vabbè, insomma, poi su questa cosa ci parleremo magari in un video futuro, in base a quando uscirà magari il bilanciamento. Andiamo con l'ultimo, invece, ritorna, invece, questo mazzo qua girava tantissimi anni fa, l'ho un pochettino modificato, in quanto, se notate bene, abbiamo la Torre del Cannoniere. Metti caso che col bilanciamento la torre del cannoniere torna OP. Beh, ecco il video, ecco il deck più che il video, più adatto con la trivellina. Trivellina, Valchiria Evo e Bombarolo Evo. Attenzione, il Bombarolo, potrebbe essere sostituito anche dalla Pirotecnica perché sta bene insieme con la Valchiria Evo. E carte che giocano bene insieme alla torre del cannoniere, quindi da provare. Questo è tutto ragazzi per i mazzi, io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere altri contenuti, lasciate un bel like, un bel commentino se vi fa piacere e iniziamo subito con la prima partita di oggi. Eccoci qui con la prima partita, tra l'altro siamo contro un ragazzo forte, non ho visto che cosa ha vinto ma so che aveva un bel po' di coppettine lì sotto al nome. Siamo contro Mythic, lo salutiamo. Allora, lapide, potrebbe essere un po' di cose, credo e spero non splashard. Allora, per chi non lo sappia, i bilanciamenti non sono ancora usciti perché Super ce l'ha fatto un po' un casino con un bug. In sostanza, durante la manutenzione, se non ricordo male, di lunedì o martedì, è stato possibile entrare nel gioco, cosa che sapete benissimo, di norma non è possibile. Chiunque sia riuscito a entrare ha ricevuto un baule, con al suo interno un sacco di campioni, tipo 50 principini, 50 colossali, insomma una roba del genere, ho visto un po' di foto in giro, con un sacco di oro, un sacco di jolly elite per portare le carte al 15. Una follia, quindi immaginatevi Supercell quanto è andata in crisi con sta roba. Ha annullato i bilanciamenti. E tra l'altro ho letto, non so quanto sia vera sta cosa, che tutti i giocatori che ne hanno approfittato saranno bannati. Ma è impossibile, figuratevi se riusciranno a fare una cosa del genere, anche perché uno è colpa loro. A loro fanno un bug, non vedo perché. Non dico non approfittarne, ma più che altro. Che colpe ne ho, magari io che ne ho, tra virgolette, approfittato. So che approfittato magari è un termine anche sbagliato, però concedetemelo. Due, secondo me, hanno messo questo post su Royal Api solo per non far, diciamo, spargere più che altro il danno, ecco, diciamo così. In modo tale che riusciranno magari a guardate qua che sfiga con uno di vita sopravvive quella, devo sprecare la consegna. Mannaggia, meno male che non ha Bombarolo Evo o Pirotecnica sto qua perché sennò era un casino. Va bene, è andato in vantaggio
molto abbondante questo ragazzo, attenzione. Allora andiamo di trivella goblin, facciamo girare il golem di là e andiamo di bombarolo evo. Buono che lui spreca così tanto elisir per difendere la trivellina. Qua gli arrivano un sacco di danni, 4 praticamente hit del bombarolo, quindi buono così. Lui ha già utilizzato il coso elettrico, quindi nice, dovrebbe bastare solo la consegna. Buono, Valchiria per non far ittare il cavaliere nero. E qua Torre Inferno dovrebbe gestire da sola, perfetto, perfetto. Andiamo di trivella goblin. Cicliamo un bombarolo per arrivare prima al bombarolo evo. Ok, questo ovviamente dopo il bilanciamento sarà una cosa che bisognerà fare molto più di continuo. Ripeto, come ho detto anche nello scorso video, ciò non vuol dire che il bombarolo diventerà scarso dandogli un cycle in più. La carta in sé è molto forte e secondo me vale ancora la pena utilizzarlo. Qua lui va di golem sul ponte, ma secondo me non è così fantastico. Allora io vado qua di Torre Inferno. Ok che adesso c'è il coso che zappa, però quello dovrebbe andare verso torre, quindi dovrebbe essere ok. Andiamo di consegna. Il mio bombarolo spero sopravviva, perfetto, così mi fa fuori tutto quel golem. E buono, Valchiria Evo che sposta tutto. E buono così. Allora, Valchiria Evo insieme al bombarolo sono un'ottima combo, tenete bene a mente questa cosa. La Valchiria sposta tutte le truppe in direzione della torre e il bombarolo evo fa piazza pulita. Qua vinciamo tra l'altro contro un ragazzo molto forte, quindi deck validissimo. Andiamo con la prossima. Ok, seconda partita, siamo contro un ragazzo giappo, dovrebbe essere PPU. Va bene, ok, andiamo aggressivi visto che siamo un Blizzpam e bene o male cicliamo un sacco rispetto a un Blizzpam classico. Quelli sono dannini tra l'altro. Ok, lui cavaliere, draghetto e pirotecnica. Non so cosa possa essere. Allora, qua non dovremmo sprecare niente. Buono, buono, buono. Un ragazzo nei commenti mi ha chiesto, mi ha fatto notare che spesso e volentieri durante i miei commenti mi faccio spesso versi strani tipo ok. Perdonatemi se vi dà fastidio. Un tempo non parlavo così. Devo dire che secondo me è stato un po' il Covid. Qua tornado, mago di ghiaccio. Ma questo ragazzi è lo Splashard. Questo c'ha lo Splashard con la pirotecnica, ragazzi? No, ragazzi. Non è vero. Non può essere vero, ragazzi. Se mette la cimitero è la rovina, ok, no. Spero di no, ragazzi. Splashard con la pirotecnica non si fa, ragazzi. E mettetevelo in testa, è la cosa più sbagliata dell'universo. Allora, qua vado aggressivo. Ok, mi aspettavo che lui mettesse qualcosa. Buono, qua addirittura mi rimane in vita la gabbietta. Guardate quanto spinge, tra l'altro, incredibile. Bella questa cosa. Lo stregone evo non... Mamma mia, questo c'ha veramente Splashard con la pirotecnica. Ok, allora, scusate se ho tirato su 4 argomenti contemporaneamente. Voglio prima spiegare questa cosa. Tra l'altro quello non lo difendo, non fa niente. Lo Splashard con la terza torre attiva, gli facciamo i punti di domanda, con la terza torre attiva e si può arrendere. Cioè di default Splasher con la terza torre si arrende, non ci sono altre soluzioni. La pirotecnica insieme tipo al minatore e al domatore sono le carte che più facilmente, con più facilità l'avversario si attiva la terza torre, quindi non fatelo. Allora qua bruttissima la mia palla di fuoco, perché appunto non ho considerato il fatto che abbia la pirotecnica e dovrebbe avercela evoluta perché ne ha già utilizzate due, quindi mi sarei dovuto tenere la fireball per la sua piro evo, che eccola qua, infatti me l'aspettavo. Torniamo a noi. Ok, spesso e volentieri mi sentite fare versi strani, a qualcuno di voi può dare fastidio, chiedo veramente scusa. Devo dire che durante il Covid secondo me questa cosa mi ha particolarmente segnato, quanto io faccio il cuoco, quindi sono stato a casa parecchio e non ho socializzato con nessuno per 2 anni, quindi mi sono disabituato a parlare, perdonatemi. Prima non parlavo così, pardon. Cercherò di migliorarmi ovviamente. Qua lui fa tornadine brutte, tra l'altro cimitero messe in posizioni bruttissime. Ok, vabbè, il mazzo è molto valido, molto aggressivo, al di là del mazzo brutto del nostro avversario. Ok, terza partita, siamo contro ACDC. Andiamo a usare il deck col Mighty Miner. Abbiamo l'anile e le frecce, la pirotecnica evo e l'altra evo dovrebbe essere la Tesla, se non ricordo male. Allora, guardate qua il placement.
Questo va fatto appena vedete lo stregone, ragazzi, perché se no quello fa un passo avanti. Se sbagliate il tempismo, quello fa un passo avanti, avete sprecato tutta l'elisir. Funziona con tutto, boia, stregone, qualsiasi cosa che cammina. Questo è il placement perfetto. Ah, qua lui spreca anche la Valchiria, perfetto. Mi sa che ha messo il posizionamento della Tesla, però vabbè, abbiamo rimediato. Allora, un altro ragazzo nei commenti mi ha scritto che mi ha fatto notare, riguardante al video scorso, quindi della top 5 deck, che molti di voi, giustamente, sono in leghe un pochettino più basse, quindi magari o non hanno tutte le Evo disponibili, o addirittura hanno solo uno slot di Evo disponibile. Qua, un secondo che... arriva una difesa un po' complicata. Vado di frecce e pirotecnica. Dovrebbe bastare. Nel caso vado anche di scheletrini. Ok, una hit, forse due hit. Ok, beh, abbiamo difeso abbastanza bene. Molti di voi hanno magari una sola Evo. Intendo di slot nel mazzo. Non tutte le Evo. Il meta in generale è diverso rispetto al mio o un top. Allora, non vi preoccupate. Anzi, addirittura, guardate questa partita perché è l'esempio perfetto. Sto usando un deck che vi consiglio, in meta può funzionare bene e siamo contro un tizio che ha un deck completamente a caso. Barbari, Sgherri da 5, Domatore, Valchiria, Barbari Elite. Un classicone da mid ladder sostanzialmente. Forse anche meno. Dunque, funziona. Funzionano anche contro quei tipi di mazzi. Che sia Mastine Mongolfiera, che sia questo, che sia qualsiasi altro deck drill, funzionano tutti. Ovvio, magari si perde, ma si perde sempre. Le partite si perdono anche in top, si perdono anche i miei livelli e si perdono anche i vostri. L'unica cosa che magari dovrò fare un pochino più attenzione è tenere più conto anche delle vostre cose. Quindi magari vado a spiegarvi come potreste andare a sostituire la tipica evoluzione, piuttosto che una carta in particolare che non tutti, come può essere magari un campione o non lo so, carte non facilmente reperibili. Tengo molto fede, molto conto alle vostre richieste, che sia un commento, che sia positivo o negativo, non mi interessa. Voi commentatemi perché mi serve. Vado a gestire il contenuto, ragazzi, è questo il concetto. Quindi grazie, ringrazio moltissimo il ragazzo che mi ha scritto quel commentino lì. Allora, qua bruttissimo il suo stregone, lui ha fatto un piccolo errorino. Lo assediamo perché ovviamente quando l'avversario sbaglia e voi riconoscete lo sbaglio, è il momento di assediare. Vuol dire che lui ha poco elisir, ha dovuto mettere uno stregone e una valchiria per... magari bastava solo lo stregone con un quadratino a destra, quindi ha poco elisir. Quando vedete, vi accorgete che l'avversario sbaglia, pushate, andate, offensivo. Ok, qua mi sa che difendo, ma un po' a caso. Aspetto che lo stregone hitti e metto lo spiritello. E infatti è GG, non serviva. Va bene così, ha messo 10 di elisir sul ponte e la nostra trivella non l'ha mai potuto difenderla. Andiamo con la prossima. Ok, quarta partita, ragazzi. Utilizziamo il mazzo che ho creato io in qualche video fa. Se ve lo siete persi, andatelo istantaneamente a recuperare. Video bellissimo. Allora, Reclute Royale, che tra l'altro non un bellissimo matchup. Ok, che abbiamo lo stregone. Vabbè, in realtà non è poi così malvagio. Dipende da che cos'altro ha lui. Allora, Gengo, Bill, Barilozzo. Ah, ok, lui dovrebbe avere la versione quella lì col Mighty Miner. No, lui c'ha il Principino. Non ha il Mighty Miner. Ok, strano, particolare. Brutto. Principino non c'entra proprio niente in questo mazzo. Allora, andiamo di scheletrini perché sennò qua ci fa un sacco di danni, sto ragazzo. E ok, non penso di voler supportare lo stregone perché dovremmo essere un po' sotto di elisir. Allora, pirotecnica. Ok, allora la nostra Nil serve per la pirotecnica, principalmente perché non penso che abbiamo le frecce. No, infatti. E barra il suo principino. Ok, che il principino possiamo gestirlo col fantasma, visto che non ci serve per altro se non magari per gli scheletrini a caso. Vediamo come si evolve la partita. Allora, qua vado di Tesla in mezzo, così dovrebbe essere ottima. Spero che qualcosa giri verso la Tesla, spero. Ok, perfetto. Buono così. Allora, qua fermiamo un attimo il principino e andiamo di fantasmino, come ho detto prima. Ok, va bene, ci arrivano due tre spari, ma non succede niente. Allora, qua vado di golem di ghiaccio sul ponte in modo tale che la torre non spari al fantasma. Perfetto, ok, quelli sono due hit al mini pekka e quindi lo stregone dovrebbe gestire. Fantastico, andiamo anche di trivellina. Buono così. Qua arrivano una,
2, ok, quasi 3 hit di domatore, di fantasma, scusate, non di domatore. Ecco, questa è un'altra cosa che succede spesso, mi impappino troppo sul nome delle carte, è una cosa incredibile, il domatore, lo stregone, la pirotecnica, la fuorilegge, la Tesla e la... Come si chiama la lapide? Le confondo sempre, è qualcosa di incredibile, io non so mai che cosa farci. Perdonatemi. Allora, qua andiamo in tornado per far fuori anche gli scheletrini. Buono. Buono, buono, buono. Qua ho più danni a sinistra, però boh, io pusho, chi se ne importa. E vado di trivella a sinistra. Ok, qua deve per forza mettere qualcosa a destra, quindi vado di stregone. Buono, così lui ha utilizzato il mini pecca a destra. Buono, guardate quanti danni. Questa è torre. Lui addirittura spreca le frecce, ma il nostro stregone rimane in vita perché è evoluto. Fantastico, mettiamo in pressione sulla destra. Lo scontro è praticamente finito, quindi buono, buono, buono. Ragazzi, questo mazzo mi sta divertendo tantissimo. Qua andiamo di Nil perché il mini pecca tornerà indietro. No, invece va verso torre, quindi scheletrini bastano, ma è finito il tempo. Buono, bellissimo. Mi diverte un sacco sto mazzo. Provatelo. Incredibile. Andiamo con la prossima. Ok, eccoci qua con l'ultima partita di oggi. Il mazzo, come ho già detto prima, lo conoscete molto bene. Nella scorsa season ha letteralmente distrutto il meta in due. Lui e anche il gigantino, attenzione al gigantino. Quello tra l'altro di cui vi ho parlato e portato anche nel video dell'altro ieri. Guardando anche tipo le ultime ore di stagione della scorsa season, nelle live un po' dei miei colleghi, chiamiamoli così, anche se non sono così lanciato come loro, letteralmente tipo il 40% dei player in top utilizzava questo mazzo e l'altro 60% il gigante. Non esisteva nient'altro, cioè non ho letteralmente visto nient'altro se non quei due tipi di mazzi lì. Allora, qua andiamo di scheletrini, forse avrei dovuto lanciarli sulla terza torre, in modo tale che magari l'ha bandito ittasse la terza torre. Però vabbè, sono stato poco furbo. Non fa niente. Allora, qua attivo l'abilità, lui non dovrebbe avere tantissimo Elisir, forse... Ah, ok, ha messo questa pirotecnica, ma secondo me non ha nient'altro, infatti gli arrivano un pacco di danni, guardate qua. Buono, 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 buono. Questi danni mi fanno letteralmente respirare. Matchup che non è così semplice, così scontato perché lui è molto aggressivo. Ho visto che il minatore potrebbe avere anche Wallbreakers. Conoscendo un po' il mazzo, potrebbe essere un bait del GR. Tra l'altro, anche qua, menziono voi nei commenti, un ragazzo mi ha chiesto di portare un bait col Mega Knight. Si può fare, ragazzi? Perché no? Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate. Io non ci perdo niente a farvi il contenuto, quindi capite? Allora, qua andiamo di frecce e Tesla per non far hittare la fuorilegge. Perfetto. E buono così. Allora, non voglio essere aggressivo perché contro questi tipi di deck essere aggressivo può essere un'arma a doppio taglio. Se ci arriva Gran Cavaliere in counter push con dietro pipistrelli e Minatore Wallbreakers è difficile difendere, quindi facciamo molta attenzione. Allora, qua mi piglio la hit. Mi piglio la hit perché sprecare il cavaliere con il suo gran cavaliere che sale può essere una rovina. Quindi, Lucky, lui ha anche la torre bombardiera. Ok, non me la ricordavo. Mi sa che non l'ha mai usata prima. Un po' particolare. Allora, devo trovare il momento giusto per attaccare. Non sarà facile perché lui continua a mettere questi Mega Knight sul ponte. Quindi andiamo di bombarolo qua difensivo, andiamo di cavaliere per deviare un po' tutto, ovviamente frecce e metto anche la Tesla. Non so se serviva, forse sì, ho fatto bene a metterla. Ok, qua tra l'altro mi difende anche il minatore, buono. Allora ragazzi, il minatore non è un'ottima carta da utilizzare in queste season, soprattutto da quando è uscita la duchessa. Utilizzarla in un mazzo come questo che ha un mini tank, attenzione, lui sbaglia. Lui sbaglia, ha sprecato gli unici due veri counter della trivella. Qua potrebbe essere torre. Vado di veleno, vado di frecce. Questa è torre. Vai così, buono. Ok, ragazzi, per oggi è tutto. Lui sbadiglia, ma ha sbagliato. L'errore è stato suo. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzuoli. Ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi un bel commentino, un bel like. E noi ci vediamo. Bye bye.